Ciao a tutti, bei uomini e belle donne, sono strategico col... Ciao a tutti, bei uomini e belle donne, sono Matteo Iavicoli ed eccoci qui tornati con il primo video dopo 640 giorni di assenza. Sono contentissimo di essere tornato. Questo è un video aggiornamento abbastanza corto. Vi voglio dire che tornerò a fare video. Purtroppo non li farò più su Call of Duty. Come potete vedere dal nome del canale, ho deciso di cambiarlo totalmente, di staccarmi dal passato di strategico Call of Duty e avere una specie di canale rinfrescato, dove inizierò a fare video su quello che cacchio mi pare. Però principalmente l'idea di fare dei video sull'America, perché mi ricordo in passato a tanta gente gli interessava l'America, quindi voglio essere il vostro inviato, dall'America e farvi, insomma, vedere quello che cacchio vi pare. Io non so che vi interessa, ma l'idea è di fare questi video una volta ogni 2 settimane. Che così, insomma, quando tornate la sera, dalla discoteca alle 3 del mattino, il sabato, cioè avete qualcosa da guardare, mentre vi addormentate sul letto con l'iPhone, state lì a guardare e vedete la mia faccia, così ci sarà una specie di relazione romantica, io e te, e almeno spero di, così di ricominciare un ciclo, perché sono molto consapevole che purtroppo la maggior parte dei miei fans sono cresciuti. E la maggior parte forse manco mi seguono, però so che ci sono 10-15 persone che ancora mi scrivono abbastanza spesso su Instagram, su Facebook, su quello che è YouTube, e quindi questi video sono per loro, e sperando di riaprire un ciclo nuovo, totalmente nuovo, dove i video sono sull'America e non su Call of Duty. Quindi sperando che tutto vada bene, e così spero che voi potete imparare da me. E posso farvi vedere degli aspetti dell'America che non potete vedere sulla televisione o sui dei film che guardate su altri canali YouTube e roba varia. Allora, cosa ho fatto in questi ultimi 600 giorni? Prima di tutto ho finito college, ho fatto la graduation, che era molto importante, e poi ovviamente mi sono fatto 2 settimane di vacanza in Italia, sono andato a Firenze, in giro per la Toscana e poi in Sardegna, è stato davvero favoloso. E subito dopo sia io che la mia ragazza ci siamo trasferiti a San Francisco perché ci avevamo tutte e due dell'opportunità che qui si chiama lo stage, qui in America si chiama internship, dove vai a fare un provino a un'azienda di design per 6-7 mesi. Il mio provino era di 7 mesi, il suo era di 3 mesi. E insomma, purtroppo lei dopo 3 mesi si è trasferita a Chicago perché la Motorola, che ha la sede a Chicago, le hanno offerto un pacco di soldi per andare a fare la designer lì, e lasciandomi a San Francisco, dove stavo pagando un affitto di quasi 3.200 il mese, che è assurdo, però quando eravamo in due era abbastanza accettabile, però appena sei andata tutto l'affitto lo dovevo pagare io. Quindi mi sono trovato in questa situazione dove lavoravo quasi 80 ore a settimana e proprio andavo all'appartamento, non pagavo così tanto, però ci dormivo e basta nell'appartamento, non mi rilassavo mai, lavoravo i weekend, lavoravo tante volte dalle 8 fino a mezzanotte, quindi era davvero una vita che non riuscivo a sopportare. Quindi dopo 7 mesi loro erano ovviamente contenti col mio lavoro e mi hanno fatto pure l'offerta, per restare lì con un lavoro fisso. Un'offertona molto buona, e anche era il posto dove volevo lavorare quando ero ancora uno studente. Però poi mi è arrivata un'offerta di fare un altro stage, un'altra internship a Chicago, che così potevo insomma riunirmi con la mia ragazza. E ho accettato e mi sono fatti altri 7 mesi di stage qui a Chicago, in un altro posto che si chiama Minimal. E mi è piaciuto molto, quindi mi hanno fatto l'offerta di lavoro e quindi mi ritrovo ora a Chicago, che secondo me è una città molto carina, una specie di piccolo New York. Sono qui con le mie ragazze, i miei genitori sono ancora a Detroit, quindi è solo 4 ore di macchina e non sono 5 ore d'aereo, come era quando ero a San Francisco. Allora ragazzi, mi scuso ancora per sto video patata fatto con la webcam e con sto microfono di merda e il mio inglese che è il peggiore 3-3. Spero di rivedervi tra una settimana quando metterò un video sull'iPhone. Buona cicci!